La parte, diciamo, quella pericolosa è tutto questo bordo del marciapiede dove ci sono questi 4-5 gradini che tutte le biciclette, i motorini delle persone anziane toccano con la ruota qui su questo bordo e cadono inevitabilmente sul marciapiede e molte volte sono arrivate anche vicino a battere la testa al paletto oppure al muro. Tutte le settimane capita sempre qualcuno che cade perché io vendo l'attività qui davanti, qui a 50 metri e siamo sempre in quella zona e vediamo sempre arrivare l'ambulanza. Qualcuno fortunatamente non si è fatto niente, ma qualcuno parando ha rotto un braccio, chi una gamba, chi una clavicola, chi lo sterno. È capitato anche a me e abbiamo sbattuto le marciapiede, però ecco, essendo uno giovane abituato, lo sa, metti giù il piede, un anziano ci cade. L'altro giorno una signora qui che era caduta, è la seconda, terza che vedo cadere qua, quindi... C'è anche un altro problema, di che cosa si tratta? Si tratta di quei, come si chiama, che ha messo quella fare là, quelli ci vanno a sbattere la gente, perché molti... taglia talmente la curva da destra e quindi striscia ogni cosa, infatti c'è già strisciato tutte le macchine lì. Tutte le strisce bianche qui non si può attraversare che mettono sempre le macchine nella curva della rotonda e noi per attraversare, per andare al supermercato non si entra. Io ho passato fino al garage per uscire.